Buongiorno a tutti! Allora, oggi ho una review doppia della 1UP Box. Perché doppia? Perché, allora, sono quelle di febbraio e marzo. Quindi, quella di marzo mi è arrivata tipo la settimana scorsa e quella di febbraio mi era arrivata il mese scorso e ero convintissima di averci già fatto la review e invece no, l'ho aperta e mi sono resa conto che non l'avevo fatta. Quindi ora faccio una review doppia, appunto. Partiamo facendovi vedere una cosa che mi è caduta da una delle box, il problema è che non so quale. Quindi eccola qui, la collana di Spider-Man, è molto molto carina, adesso facciamo che la apro e ve la faccio vedere meglio, e voilà, è molto carina, di argento nero, non lo so come si chiama questo metallo scuro, e mi piace molto. Ora partiamo con quella di febbraio che è, non è questa, che è questa, e voilà. Allora, vi faccio vedere com'è. Oh, guardatelo, guardate quanto è carino Kirby. Oddio, come ciccione. È troppo bellino. C'è questa qui. E niente, ci sono delle scritte molto interessanti. Comunque, è troppo bellino e morbidino. Oh, questo è veramente bello. Poi, come al solito, c'è una maglietta. E a parte quanto è stropicciata, vabbè, è questa qui. Grigia, con questa immagine. Dai, carina, carina, pensavo peggio. Poi vediamo cos'altro c'è. C'è un polsino. Ah, è di Adventure Time con Jake. Eccolo qua. Oddio, quanto è morbido. Eccolo qui, molto carino, molto morbidoso e di spugna tipo. Carino, carino. Poi ci sono due spille. 1UP Box di febbraio. Il tema è Transform. Perché ce ne sono due? Non lo so. E poi, oddio, ci sono degli stickers. Vabbè, ci sono questi che non so cosa me ne farò perché sono enormi e non mi fanno neanche impazzire, sinceramente. Però questi sono bellissimi. Oddio, sono troppo carini. Sono quelli di Super Mario, versione un po' più realistica, però pucciosina. Dai, sono troppo bellini. Peccato che sono troppo grossi, quindi non riuscirò a metterli nella resina. Però sono troppo bellini, magari li attacco in camera. E voilà, Transform 1UP Box. Ma quanto è carino Kirby! Ho anche scoperto che la collana era di questa box, bene, buono sapersi. Ottimo, questa era la 1UP Box di febbraio. Vi ricordo che questa è una delle solite box che vi dovete iscrivere mensilmente e vi arriva la box, appunto. E costa, ve lo scrivo qui perché non me lo ricordo. E voilà, ecco quella di marzo. Facciamo che cerco direttamente il foglietto con il tema. Ok, il tema è Versus. Ah no, non guardiamo questo, perché non voglio spoilerarmi cosa c'è dentro. Questo è come si presenta. Come pupazzino c'è una tartaruga ninja, eccola qua. È abbastanza carina, dai, anche se sinceramente le tartarughe ninja non mi fanno impazzire. Poi, per la maglietta, ora ve la apro. Eccola qui, questa immagine molto acquerellosa di Batman vs Superman con Wonder Woman che cerca di dividerli tipo a stile bodyguard. State lontani, ragazzi! Anche questa è molto carina. Poi vediamo cos'altro c'è. Ci sono questi due magneti che si uniscono. C'è questa spillettina molto carina di Batman. Questa specie di memo pad, fatto così. La solita spillettina che fa vedere il tema della 1UP Box. E infine, non so cosa sia, quindi lo apro. Ah, ma sono dei lacci per le scarpe, ho capito. Dai, sono carini. Fatti così, spero che si veda. Eccoli qua. E sono anche, vabbè, sono chilometrici ed è giusto così perché sono lacci per le scarpe, appunto. Va bene, queste erano le due box. Devo dire che mi è piaciuta di più quella di febbraio, soprattutto perché c'è questo carinissimo Kirby. Niente, spero che questa review vi sia piaciuta. Sono molto molto carine, devo dire. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!